diciamo? Tu c'eri anche l'anno scorso, sì. Al di là della tua situazione personale, giocavi di meno, però esistono delle similitudini o delle diversità tra la situazione dell'anno scorso e quella di quest'anno? Per alcuni aspetti in questo momento si somigliava un po' a livello di classifica, di morale, così magari di penso, voglia di sperare, no? Penso solo a livello di classifica, perché comunque è cambiato totalmente tutto. Sì. Cioè, è cambiato tutto dall'anno scorso, sia in campo che a livello societario, quindi penso che siano due cose. Mentale, no? La squadra come vive? Sì, sicuramente la viviamo come una partita che per noi è fondamentale, però senza troppa preoccupazione, troppa ansia, perché sennò magari si rischia anche di arrivare a sabato che si è troppo scarichi mentalmente. Più dicevo, però in generale. La situazione di classifica, sì, penso che sembra difficile, ma comunque non è impossibile. Se no, sotto quel punto di vista lì, penso che comunque sia molto simile all'anno scorso. Anche se l'anno scorso era, diciamo, l'ultima, proprio l'ultima partita, cioè era la partita da dentro fuori. Invece comunque adesso ne mancano ancora, diciamo, tante, ma comunque poche, però non è l'ultima, ecco. Cosa che cambia magari è quella, però è una partita fondamentale, perché sia per noi che per loro, perché comunque ci giochiamo una buona fetta di campionato con la partita di sabato. Cambiare tre allenatori, no? Se vogliamo, in questa stagione. Sì. Quanto è difficile allora per un giocatore, per un capitano, tra altre cose, che rappresenta un po' tutta la squadra a secondare, sì. Ora il lavoro per esempio di Tagani. Allora, sono sincero, allora, per un giocatore non è mai facile comunque cambiare tanti allenatori, però devo dire che da parte della squadra c'è stato sempre il massimo impegno con tutti, con il loro modo di vedere il calcio, perché giustamente ognuno lo vede alla sua maniera, vive la settimana a suo modo. Per noi non è facile, comunque l'abbiamo sempre fatto al massimo e abbiamo sempre cercato di rispettare e di mettere in pratica le idee di ogni allenatore. Penso sia la cosa più importante. Sul piano tattico è cambiato per te, visto che adesso ci sono più inserimenti, mi sembra. Sì, diciamo che non è cambiato molto sotto quel punto di vista lì. Dopo comunque ogni mister ha dato qualcosa a questa squadra e ogni mister comunque si è sempre impegnato fino alla fine da vero professionista. Adesso è normale che comunque abbiamo un allenatore che ha diverse panchine, ha una carriera totalmente diversa rispetto a quelli che abbiamo avuto prima. E speriamo che con lui riusciamo a fare quel salto di qualità, quella, diciamo, quella marcia in più che ci permetterà di salvarci. Ecco, tu hai già avuto dei cani a Lecce, tra l'altro sì. Curiosità, ad Ascoli eri stato tu proprio a segnare il gol decisivo, uno dei più bei gol della tua carriera, su assist di Munari, sì. Promozione in A con De Canio. Qualche tuo compagno ha già detto che è cambiata l'organizzazione soprattutto, cioè la squadra è più conscia del fatto di dover fare delle cose. Tu che hai già avuto De Canio, tu da capitano ti chiedo, qual è l'aspetto che è più migliorato con De Canio? Oh, penso che sicuramente sì, a livello organizzativo magari adesso siamo cresciuti qualcosina, però non ci possiamo accontentare, anche perché dobbiamo crescere ancora tanto per arrivare alla salvezza, per comunque... Ci sono molte partite, per noi ogni partita sarà la finale. Dopo il mister, comunque l'ho avuto 10 anni fa più o meno. Anche lui comunque è cambiato ed è maturato anche lui sotto il punto di vista calcistico e tecnico. E questo sicuramente ti dà maggior sicurezza anche in campo e soprattutto fuori, ma anche proprio nel lavoro in settimana. Vi ha anche strigliato, tra virgolette, nella vita fuori dal campo, non? No, ma anche prima, anche gli allenatori di prima, cioè nel senso deve essere la base comunque di ogni professionista, di ogni giocatore, al di là dell'aspetto calcistico, anche quello fuori dal campo, cioè indipendentemente dagli allenatori che si hanno. Dopo ripeto, ognuno vede il calcio alla propria maniera,
e adesso cerchiamo di fare quello che richiede il mister e di farlo al meglio. In tal senso le critiche che, diciamo così, che avete ricevuto quando le cose non è che andavano molto bene, lo chiedo a te, che sei il capitano, vi hanno, sono servite per spronarvi e farvi tirare qualcosa da dentro in più magari? Ah, penso che... Allora, le critiche servono, dopo penso che le prime critiche ce le siamo fatti da soli, perché comunque noi siamo consapevoli di quello che facciamo e a volte non c'è neanche bisogno che qualcuno ce lo ricordi, perché comunque, parlo per me ma parlo anche per gli altri perché ormai li conosco, non è mai facile e comunque non è mai una cosa bella per un giocatore essere in una classifica così difficile sapendo le qualità che si hanno in squadra. Normale, a volte ci si attacca alla sfortuna, alla sfiga, come si dice, però siamo consapevoli che comunque anche la fortuna te la crei da solo, te la crei col lavoro in settimana, con arrivare all'allenamento sempre al 100%. Adesso di questo siamo consapevoli e sono convinto che ci salveremo. Che effetto fa vedere la classifica questa settimana e vedere che la Ternana non è più ultima da sola e staccata? Oh, fortunatamente c'è una classifica che dall'inizio dell'anno è sempre stata corta, anche dietro. Questo ti dà maggior forza e maggior voglia comunque di credere soprattutto che si può fare. Credere che si può fare perché nulla te lo vieta, non c'è ancora scritto niente. E finché la matematica non ti condanna, c'è bisogno di giocarsi alla fine. Ed è quello che faremo. Senti, la risposta della squadra, a parte l'hai detto poco fa, però la risposta della squadra in queste ultime due, tre giornate, a tuo avviso può lasciare così pensare effettivamente che la salvezza sia possibile? Sì, quello senza dubbio, anche vedendo le ultime due partite, sicuramente. Perché abbiamo, secondo me, raggiunto comunque anche maggior convinzione, perché poi anche la vittoria, comunque il risultato ti porta ad avere più tranquillità anche in campo, ad averla giocata più facile, a giocare diciamo più spensierato, che forse era quello che ci è mancato dall'inizio del girone di ritorno, quella comunque serenità che ti permette di fare quello che facevamo all'inizio, di giocare e di portare a casa il risultato. A questo proposito, tu non sei, ma perché non era previsto che venissi in mid zone alla Spezia, però ne approfitto adesso magari per chiedertelo. Effettivamente quello che dici sembra che ci sia una maggiore autostima, se vogliamo, credo anche una maggiore organizzazione, soprattutto in fase difensiva, perché se è vero come è vero, che prima quando arrivava un pallone in area di rigore, insomma, era un patema d'animo. Domenica questa sensazione, perlomeno personalmente, non l'ho provato, nonostante i 14 calci d'angolo che sono stati battuti dallo Spezia, questa sensazione non ce l'ho avuto, insomma, sì. Timoroso sicuramente sì, però mi è sembrato che la squadra avesse una maggiore sicurezza. È la mia impressione oppure... No, anzi è quello che appunto dicevo, dicevo prima, che poi è una... la convinzione appunto questa è quella che ti ritrovi dopo i risultati positivi con la Cremonese e comunque dopo anche le prestazioni fatte prima. E poi è qualcosa che sicuramente ha dato anche il mister con la sua esperienza. La sua esperienza comunque ti ha portato ad avere più tranquillità e più organizzazione in fase difensiva, ma anche in fase propositiva. Quello sicuramente. Oh, e con De Canio, per quanto ti riguarda, sono arrivati anche due gol. Sì. Un dato importante. Sì, sì. Sono contento. Tra l'altro due, ma anche simili. Sono contento per quello. Poi il terzo l'ha sfiorato poco domenica sul faccio, sul fallo su Montalto, probabilmente deve essere all'ultimo minuto la palla. Sì, ha cercato di anticipare all'ultimo il difensore, ma dopo la punta del piede. No, vabbè, sono felice, ci mancherebbe, anzi è sempre bello fare gol. E, che posso dire? Spero comunque di continuare a dare il mio contributo.
sotto questo punto di vista. Ecco, lui complessivamente 30 presenze e 5 gol tra Lecce e Ternana. Sì. Evidentemente c'è un feeling a livello tattico, anche empatico, tra cui due, insomma, che funziona, credo, che anche tu sei un po' pensato nel frattempo. No, sinceramente no, poi appunto non sono mai stato neanche uno che guarda, cioè nel senso, perché sempre stato un giocatore che pensa, cioè nel senso, alla giornata e a, ad impegnarmi ogni giorno e a, per la partita del sabato, e poi, come si dice, dopo ogni partita dimentichiamo questa e guardiamo la prossima. Quindi sono sempre stato così, cioè mi ha sempre insegnato a fare quello, quindi tutti questi numeri, cose, le guarderò quando smetterò di giocare. Poi, scusami. Vai, vai. No, no. E ultima cosa, e conoscendoti già da parecchio, ti ha detto qualcosa magari a te personalmente il mister, per, anche a livello organizzativo, per cercare di far quadrato in un contesto del genere? Vabbè, è normale che quando comunque è arrivato conoscendomi mi ha chiesto com'era la situazione, come la stavamo vivendo, ma penso che siano domande che faccio ogni allenatore quando subentra in un contesto. Però niente di, niente di particolare, ecco, chiedendomi appunto come sono i ragazzi e le solite cose, dai, sì, niente di particolare. Superato, cioè questa è una sensazione un po' particolare, non un paio di settimane di appannamento regolare, anche perché normale uno che ha giocato sempre, superato mi sembra anche dalle recenti prestazioni. Da parte sì, no, sto bene, a livello fisico. Avrei avuto in due settimane un po' di... Sì, vabbè, ci sono state, magari poi anche col turno infrasettimanale, diciamo che penso che sia un fatto anche fisiologico. Però no, adesso mi sento bene, sto bene, lavoro bene anche in settimana, problemi fisici non ne ho e spero di restare così fino alla fine. Cioè, l'intensità è quello che richiede De Canio. Sì. Credo che un po' la differenziazione è anche questa, no? Nell'esercitazione. Parecchie sì, no, esercitazioni con il pallone, molti suggerimenti sulla postura, vedendo gli allenamenti. Sì, proprio. Poi anche a livello fisico, proprio parlo a livello... Proprio col preparatore i lavori sono totalmente diversi, cioè è proprio un altro tipo di lavoro. Questo riferendosi anche al fatto che ognuno la vede a propria maniera. Cioè non che prima non lavoravamo, anzi, cioè comunque facevamo anche prima, però sono due lavori totalmente diversi, ecco. Tornando ad Ascoli, chiaramente non stanno attraversando la settimana migliore. Che ti aspetti? Cosa hai seguito di questa? No, appunto dopo, ripeto, non sono uno che segue molto, cioè cerco di fare il mio e di farlo al massimo, senza guardare troppo gli altri. Però so la situazione che stanno vivendo, non è una situazione facile, sicuramente sarà una partita molto molto dura sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto caratteriale. Dobbiamo prepararci al meglio per affrontare questa partita subito al massimo dai primi minuti, cercando comunque di imporre il nostro gioco e il nostro ritmo, anche perché essendo una squadra in difficoltà dobbiamo cercare di non farla esaltare, ecco. Voi date la sensazione di giocare, di poter dare il tutto la prim'ora, dopo inizia a palesarsi un calo fisico. Sì, infatti stiamo lavorando su quello. Quindi la sensazione sì. È che proprio questo, cioè si sparano le cartucce tutte, se non subito giù di lì, per poi provare a magari gestire. No, infatti stiamo, cioè comunque si lavora in settimana anche per quello, cioè cercando di gestire al meglio i 90 minuti per arrivare comunque a non come le ultime partite, al 70esimo magari essere comunque un po' stanchi. Stiamo cercando di lavorare su quello e comunque su proprio la gestione della partita, ecco. Che poi la gestione della partita, anche la gestione, non so, magari dell'uscita, andare a pressare. Certo, sì, sì. Sì, no, per la gestione di partita sotto quel punto di vista lì. Poi se sbagli il tempo, sì. Corri due volte perché certo. Prima certo, avanti e indietro. Certo, insomma. Certo. No, magari si riesce a farlo, cioè nel senso lo fai, dopo se comunque hai la squadra con le linee molto corte si corre meno tutti.
Però bisogna essere bravi anche in quello, cioè ci sono i momenti in cui magari puoi andare a prenderli là e i momenti in cui magari meglio che stai lì e te la gestisci un attimo, certo. Non è mai facile perché dopo a parole siamo capaci tutti. Però, però adesso il fatto di dire vabbè li aspettiamo, siamo lì coperti, lo fate e lo fate con relativa tranquillità, non c'è l'ansia che magari ci poteva essere tre settimane fa, certo, e li compatti, lineari, poi chiaro magari trovi l'avversario, dribbling, salta, certo, la palla dentro, che, però è l'avversario che deve fare la giocata. Certo, sì, perché alla fine forse magari è quello che ci mancava un po' dall'inizio, ecco. Però adesso lo stiamo acquisendo, cioè quel tipo di gioco qua, cioè nel senso di saper chiudere le linee, di saper stare stretti e concedere poco all'avversario. Quello che comunque penso che nelle ultime tre partite, perché anche a Venezia comunque non è che ci abbiano fatto sti grandi rimporti, cioè comunque siamo riusciti a gestirla bene sotto quel punto di vista lì. Forse magari prima veniva meno, invece adesso magari stiamo prendendo più consapevolezza anche noi di quello che possiamo dare. Senti, una partita in cui conta moltissimo l'aspetto nervoso, immagino, secondo sì, me la, la partita. È vero che le due squadre hanno 26 punti entrambe nella classifica generale, però vengono a due momenti, se vogliamo, affrontano questa partita con un stato d'animo diverso, nel senso, lo scopo è sempre quello. Sì, sì, no, certo. Però mentre la Ternana, una vittoria e un pareggio che probabilmente ha rassicurato, rinfrancato nel morale della squadra, l'Ascoli invece viene da una serie di sconfitte, sì, sì, che ha causato quello che ha causato in settimana anche con, nei confronti dei giocatori, certo. Quindi sì, per loro non è facile, ma neanche per noi, cioè non dobbiamo farci trasportare appunto da magari dal nervosismo che comunque magari potrebbero avere anche loro in campo. Ripeto, una partita sarà una partita comunque durissima, una partita maschia, e lì sta l'intelligenza nostra di non farci trasportare in magari proteste inutili o farci tirare magari dentro da loro azioni, cioè, o comunque da interventi che magari sono al limite. Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, di stare tranquilli, che sappiamo quello che possiamo fare. Da capitano, in settimana è stato il compleanno di Lizzari, sì. 18 anni, insomma è un traguardo importante per la vita di chiunque. Insomma, che beato lui! Insomma, tra l'altro il ragazzo viene anche da un momento non fortunatissimo da un punto di vista, sì, calcistico. Insomma, la squadra come ha vissuto questo il 18esimo? Non c'è, quindi. No, non c'è, tra l'altro, il nazionale. No, infatti lui sentito, l'avete fatto. No, vabbè, tra il telefonino gli auguri si fanno, sì, però lui comunque non è qua. Sì, dopo Ale è un bravissimo ragazzo, è un professionista, perché comunque si impegna sempre, dà sempre il massimo anche in allenamento. È normale. Penso che sia normale anche a 17 anni non essere sempre al 100%, cioè, però lui è bravo anche in questo, cioè nel senso è bravo anche a non soccombere in determinate situazioni o in determinate scelte e comunque a lavorare sempre al massimo, che è quello che deve fare qualsiasi giocatore. E sotto quel punto di vista qui si vede che è un gran professionista e che comunque a 17 anni trovarsi a fare le presenze che ha fatto lui quest'anno non è da tutti, quindi cioè, ben venga un portiere come Ale in squadra, ci mancherebbe. Stesse due doppie quotidiane? Un'altra domanda? No, scherzo. No, è giusto perché comunque allenatore nuovo, un allenatore che vuol far conoscere la propria idea e bisogna mettersi a disposizione 24 ore su 24. Come stiamo facendo? Sì, sul campo credo anche video e via dicendo. Sì, video, stasera cena, sì. Cena. Sì, sì, bisogna cercare di sfruttare al massimo ogni momento che abbiamo. Bene, insomma, messaggi ai tifosi lo vogliamo fare? Messaggi ai tifosi?
di starci vicini, di starci vicini come hanno sempre fatto e di aiutarci sempre da fuori. E so che è una partita sentita quella con l'Ascoli e spero e soprattutto sono sicuro che noi daremo il massimo come loro lo danno sempre fuori sugli spalti. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie.